Ed eccoci in diretta, ben trovati telespettatori per questo nuovo appuntamento di Buongiorno Dottore. Dunque, andiamo con i numeri per consentire a voi telespettatori di prepararvi per le domande. 011 06 00 774, numero per le chiamate, 348 8040 254 per sms e whatsapp. Diciamo, domande da rivolgere al chirurgo generale, eccolo in collegamento video, dottor Alfredo Monaco. Buongiorno, dottor Monaco. Buongiorno Danilo e buongiorno a tutti gli amici che hanno la pazienza di ascoltarci e guardarci. Allora, dottor Monaco, nell'attesa dei nostri telespettatori, noi pensavamo di parlare, come capitolo introduttivo, della preparazione a un intervento, perché immagino che ci siano tutta una serie di fasi preparative prima di affrontare la sala operatoria. Per voi magari è uno scherzo, per noi pazienti magari lo è meno. E allora cosa occorre fare e da cosa occorre guardarsi per poi affrontare la sala operatoria adeguatamente? Premesso che non è uno scherzo per nessuno, né per chi opera né per chi è operato, è ovviamente una cosa della massima serietà. E per tali ragioni esistono due modalità di preparazione all'intervento: sono delle modalità generali e delle modalità specifiche per intervento o categoria di apparato, di tipologia di chirurgia. Mi spiego. Per tutta la chirurgia, quando bisogna prepararsi un intervento, ovviamente bisogna fare in maniera che la pelle sia ben pulita, detersa, che non ci siano delle infezioni in atto localmente, se è possibile fare una preparazione intestinale, e in genere viene fatta con delle perette, oppure se si tratta di interventi specifici, poi ne parliamo come si fa. In alcuni casi vengono somministrati degli antibiotici nel preoperatorio, adesso c'è invece per prassi e per profilassi viene fatta l'induzione, viene fatto anche uno studio all'induzione anestesiologica, cioè al momento in cui viene indotta l'anestesia viene somministrato un antibiotico che dà una ampia copertura generale per le infezioni post-chirurgiche. In genere viene fatta nella fase di preparazione, viene studiato il paziente per scoprire eventuali patologie, per capire che tipi di farmaci assume, per vedere se prende degli anticoagulanti che devono essere più o meno sospesi o più o meno sostituiti con altri prodotti che possono essere coerenti con le malattie per cui prende l'anticoagulante, e per evitare ovviamente che il chirurgo, il cui maggior nemico è proprio il sanguinamento, possa trovarsi in una condizione di difficoltà a fare emostasi e quindi a tamponare eventuali emorragie. Ecco, queste sono le caratteristiche generali. Andiamo su quelle che sono un po' più specifiche. Poniamo che per un intervento sull'intestino, la preparazione intestinale di cui abbiamo visto prima è che probabilmente si fa semplicemente con una peretta. Per quasi tutti gli interventi chirurgici dobbiamo fare degli interventi sull'intestino, ecco, in questo caso va pulito perfettamente e quindi vengono somministrati dei prodotti che ci permettono di lavare perfettamente l'intestino e quindi di avere un intestino il più pulito possibile, un po' come si fa per la colonoscopia. E ogni intervento, per ogni tipologia di intervento, in genere ci sono delle indicazioni specifiche di preparazione alla sala operatoria. Poi c'è la preparazione del momento, e quindi il paziente posizionato sul tavolo operatorio, ci sono delle condizioni di sicurezza, deve essere assicurato al lettino in modo corretto, che non possa mai cadere. Bisogna ricordarsi che in genere, se sottoposti soprattutto all'anestesia generale, sono anche, come dire, in una paralisi da anestesia, una paralisi flaccida anestesia, sono completamente afflosciati per intenderci, quindi bisogna fare in maniera che siano completamente protette tutte le articolazioni e tutte le situazioni, che non ci possano essere delle lesioni indotte da un cattivo posizionamento sul tavolo operatorio in anestesia generale. Poi viene fatta la detersione del campo operatorio, viene preparato il campo operatorio che viene fatto con delle sostanze in genere a base di iodio, si fa una doppia lavaggio, sterilizzazione e sanificazione, diciamo, della cute, e poi vengono poi delimitato il campo operatorio, che può essere fatto semplicemente con dei telini oppure con delle diciamo con dei pellicole adesive che garantiscono praticamente un completo isolamento delle parti estranee all'area chirurgica e quindi alle parti disinfettate rispetto a quelle non disinfettate. Questi sono dei criteri generali di preparazione del paziente. Il chirurgo invece si sottopone a un doppio lavaggio delle mani fino al gomito con delle modalità particolari, che va fatto con delle detergenti antisettici almeno per 5 minuti,
vengono indossati poi camici sterili che vengono chiusi da personale di sala operatoria, e anche per i guanti che vengono indossati con una tecnica particolare in modo che mai si tocchi la superficie esterna del guanto. Quindi una volta preparato il campo operatorio, quell'area è completamente sterile o il più possibile vicino alla sterilità, perché io credo che la sterilità vera e propria non esiste. Allora, dottor Monaco, intanto abbiamo una telefonata, allora andiamo a cogliere anche i telespettatori da casa. Pronto? Pronto. Buongiorno, come si chiama? Buongiorno, sono Mario da Novara, che ci sentiamo ogni tanto. Oh Mario, buongiorno. Volevo un autorevole consiglio dal dottor Monaco, che è sempre squisito, favoloso, eccetera. Volevo chiederle, io adesso dovrei fare la terza dose fra un 20 giorni o cosa. Però io ho chiesto al mio dottore, così anche un altro dottore, un altro signore che è sempre dottore, eccetera, mi dicono, ma cosa cavolo la fai fare? Ormai è roba vecchia, ti dicono, è come fare una cosa già superata, che non serve a niente, cioè aspetta qualcosa di meglio. Io volevo una sua opinione, ecco, se mi può dire, un suo consiglio, non so, ecco, se era possibile un consiglio, ecco. Sì, 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 certamente, sì, sì. Usciamo dall'argomento di cui, come dire, il titolo di giornata, ma non c'è problema a rispondere anche sui vaccini e sul Covid. Allora, sul tema terza dose in questo momento, certamente i vaccini che si stanno somministrando sono concepiti su quelli che erano i ceppi selvaggi di coronavirus, quindi il ceppo selvaggio sarebbe il ceppo della prima ondata di Wuhan. Da allora ci sono state numerose varianti e numerose modifiche del virus rispetto all'oggi. È pur vero che è finita l'emergenza sanitaria, almeno da un punto di vista formale, ma ahimè i numeri ci dicono ancora che il vaccino, il virus esiste, esiste in maniera anche piuttosto aggressivo e diffusivo, e comunque sta producendo sempre qualcosa, un numero per fortuna inferiore ai 200, ma che non si allontana di moltissimo da 200 persone al giorno. I vaccini hanno dimostrato una grandissima efficacia inizialmente, chiaramente con l'avvento e l'introduzione di nuove varianti questa forza si è un pochino ridotta, ma ciò non toglie che ci sia ancora una ottima capacità di risposta all'incontro col virus. Qui, caro Mario, mentre devo dire che sicuramente il vaccino ad oggi, una terza dose, può essere un po' meno efficace rispetto a qualche tempo fa, credo che sia una informazione che le hanno dato completamente falsa, dire che non serve a niente perché, come dire, adesso è proprio un altro virus. No, non è esattamente così. Se prima aveva all'inizio un'efficacia del 97%, oggi si attesta intorno all'85-86%, che mi sembrano ancora numeri molto molto buoni di protezione da malattia grave, che è la cosa più importante, perché adesso, soprattutto con il mollare delle restrizioni, credo che si stia assistendo a un innalzamento della diffusione della curva pandemica, per cui il mio consiglio, caro Mario, è di andarsi a vaccinare. Poi ognuno può pensare come vuole, ma questo credo che sia il consiglio più serio da dare a tutte le persone, dicendo la verità. Ecco, che il vaccino certamente ha minore efficacia rispetto all'inizio, ma ciò non toglie la bontà della sua efficacia rispetto alla malattia grave. Ecco, dottor Monaco, siamo ripiombati sull'argomento Covid, che ci ha insomma caratterizzato per parecchio tempo in questi ultimi due anni almeno. Mi chiedevo, ecco, adesso noi siamo tutti allegramente insomma in giro, a parte la mascherina nei luoghi chiusi, insomma finalmente riusciamo ad avere un briciolo di ritorno alla normalità, però insomma se uno poi va a sentire le notizie dall'altra parte del mondo non c'è da stare troppo allegri. Mi pare che Shanghai, vabbè che i cinesi sono probabilmente un po' più rigidi nel far rispettare le regole, però Shanghai sia chiusa totalmente, per cui lockdown totale. Dall'Inghilterra arrivano delle notizie non proprio rassicuranti sulla situazione. Forse sono stati un po' troppo allegri prima, adesso la gestione è differente, però ecco, che idea si è fatto di tutto questo?
Beh sì, il fatto, come dire, di essere eccessivamente zelanti per un periodo o abbandonare completamente, come dire, tutto finito, lasciare intendere che in qualche maniera sia tutto finito, mentre il bubone è ancora lì, bello scoperto e vivo e attivo, e questo genera un pericolo, perché se io mi distraggo, penso che sia tutto finito, mi comporto come se non ci fosse assolutamente nulla e quindi si rischia facilmente di cascare nella trappola. Bisogna dire, lei l'ha detto bene. Mentre i cinesi, sebbene i cinesi siano estremamente rigorosi, Shanghai nei giorni scorsi ha avuto dei problemi addirittura a reperire le bare. Questo mi sembra una roba che ci deve far riflettere tutti, perché le nuove varianti che stanno arrivando e che ci sono certamente diverse rispetto al ceppo selvaggio, però ci deve indurre alla prudenza, anche perché il vaccino sta facendo un ottimo lavoro, che nel tempo tenderà sempre di più a perdere la propria forza. Ma mi sento di dire che è falso quello che dicono a Mario, che non serve più a niente. Non è esattamente così, è una questione di tempo che prima o dopo certamente perderà sempre di più parte della sua efficacia, fino a ridurla ad essere meno significativo nel combattere, nel contrastare la malattia e soprattutto quella grave. Al momento invece ha ancora una grande efficacia, ma credo che tutte le norme di sicurezza debbano essere adottate. Mi piace ricordare, tutte le norme di sicurezza, sono la mascherina, il lavaggio delle mani, eccetera, le dobbiamo a un medico italiano, quando fu scoperta per la prima volta la SARS. Medico italiano Carlo Urbani, di cui purtroppo che è venuto a mancare alcuni giorni dopo aver scoperto di fatto la SARS presso l'ospedale di Hanoi, dove si verificavano, arrivavano queste persone con un quadro di insufficienza respiratoria, e lui si accorse che doveva essere una malattia infettiva trasmessa per via aerea. E quindi impose a tutti il lavaggio delle mani, il distanziamento e delle mascherine. A me questo non servì a lui, segnalò all'Organizzazione Mondiale della Sanità che fece tutto quello che doveva fare, però purtroppo non bastò a lui. Il 27 marzo, quando fu indirizzato invece a Bangkok, che c'era un focolaio emergente in quella situazione, in quella zona, non riuscì ad arrivarci, o meglio ci arrivò, però purtroppo in aereo cominciarono i primi sintomi e presso l'ospedale di Bangkok è morto. Dottor Carlo Urbani, che vorrei ricordare, quale eroe della medicina che in qualche maniera ci ha insegnato tanto, che ancora oggi vale. Allora, 011 06 00 774, numero per le chiamate 348 80 40 254 per sms e whatsapp. Torniamo alla preparazione all'intervento, dottor Monaco. Mi chiedevo, solitamente si fa anche un esame del sangue, giusto per valutare, insomma, l'anamnesi generale del paziente. Mi chiedevo, se i valori sono tutti sballati, che succede? Beh, dipende. Allora, se sono delle cose correggibili, se siamo, allora dobbiamo sempre valutare che cosa stiamo facendo. Dobbiamo fare un intervento in elezione. Scopriamo, poniamo che il paziente ha un diabete molto grave o qualcosa che non sapevamo, un'insufficienza renale, un problema di tossicità epatica. Evidentemente mando a correggere prima queste cose, perché non faccio correre un rischio a un paziente. Poniamo per un'ernia che deve essere operata in elezione, quindi può essere differibile tranquillamente, gli faccio correggere prima i difetti, tra virgolette, che ci sono nel sangue. Altra condizione invece è l'emergenza. Poniamo che io devo andare in sala operatoria per un'ernia strozzata, che si sta andata in necrosi, che sta morendo e quindi rischio un'infezione importantissima. Questo signore c'è, cioè, una persona ha anche un diabete estremamente alto o un'insufficienza renale. Ebbene, mentre tenterò di correggere non solo la situazione degli elettroliti nel sangue, ma correggere anche la glicemia e tutto quanto, allo stesso tempo cercherò di andare in sala operatoria nel più breve tempo possibile, compatibilmente con la correzione di difetti che trovo dagli esami del sangue. Questo serve infatti nei preoperatori, più delle volte si fa anche un elettrocardiogramma per valutare le condizioni cardiache. Una volta si faceva a tutti anche una radiografia del torace, oggi lo si fa soltanto a soggetti a rischio, per esempio i fumatori. O nel caso di sospetti di patologia toracica, polmonare o cardiaca, quindi in tal caso si fa. Insomma, Si tende sempre comunque. a correggere prima, ecco. Ecco. Però il problema è il motivo per cui si va in sala operatoria. Se è emergenza e devo salvare la vita di una persona in emergenza, e chiaramente cercherò di correggere.
ma la correzione principale è quella di rimuovere la causa che sta mettendo a rischio la vita della persona che deve operare. Chiaramente il rischio operatorio aumenta. Quindi questa è una cosa di cui siamo ben consapevoli e rendiamo anche consapevoli le persone che poi sono operate. Quindi anche in caso di emergenza, insomma, gli esami si fanno, diciamo, non voglio dire in tempo reale, però insomma, più o meno Sì. parallelamente all'intervento che dovrebbe Sì, più o meno salvare sì. la vita. Sì, si fanno le procedure, si guardano gli esami, si fa l'elettrocardiogramma, si cerca di correggere, che comunque c'è sempre un margine di tempo davanti, non è che c'è una patologia incipiente. Io dico sempre che le patologie bisogna correre in sala operatoria veramente subito sono le emorragie. Tutto il resto può aspettare. Paradossalmente anche una perforazione intestinale può aspettare un certo numero di ore, non ha bisogno di correre in sala operatoria. L'emorragia no, ahimè, perché c'è una perdita di sangue e lì bisogna andare a volte senza nemmeno gli esami. Bisogna andare a interrompere la sorgente dell'emorragia e salvare la vita delle persone. Tutto il resto, in qualche maniera, è differibile di un certo numero di ore, e in quelle ore si possono fare tante correzioni su quegli esami che, come giustamente diceva lei, possono essere sballati. Sballati significa una glicemia alterata, sballato significa un'azotemia sballata. Sballati significa gli elettroliti che non vanno bene e che vanno corretti in qualche maniera per un'insufficienza renale o per altri motivi. Questo si riesce a fare nelle ore precedenti l'intervento, anche se fatto in urgenza. L'emergenza assoluta io credo siano soltanto le emorragie, a dire la verità. Allora, senta, dottore, tra l'altro, per la preparazione all'intervento immagino che sia anche fondamentale la valutazione dell'anestesista. Dunque, Scappi. ecco, può vietare, può porre dei veti l'anestesista nel caso in cui, insomma, ci siano delle allergie o qualcosa? Ecco, qual è l'iter perfetto perché l'anestesista dica tutto a posto, procediamo? Sì, allora l'anestesista pone delle indicazioni di rischio, valuta delle classi di rischio sulla base della scorta della visita, sulla scorta della raccolta dei dati, delle informazioni sulle patologie, sull'assunzione dei farmaci del paziente, guardando gli esami, guardando l'elettrocardiogramma. Su questa base classifica l'intervento, incrocia il dato del tipo di intervento con i dati del paziente per capire qual è la classe di rischio anestesiologico e propone un tipo di anestesia. È chiaro che in alcune volte il rischio è veramente estremamente alto, si tratta di alto rischio addirittura di morire per l'anestesia, non soltanto per l'intervento, ma per l'anestesia. Questa è una cosa che poi va bilanciata con la necessità assoluta o meno di fare l'intervento. Ecco, poniamo nel caso di una perforazione intestinale in un paziente ad alto rischio, criticissimo, molto critico dal punto di vista anestesiologico, come si fa a non andare in sala operatoria? Perché c'è il rischio dell'anestesia, ma c'è la certezza di morte se lo lascio così senza fare nulla. Ecco, quindi bisogna avere la consapevolezza di quello che si fa, dell'altissimo rischio che si corre, e il più delle volte, per fortuna, si riescono a bilanciare questi rischi, per quanto alti siano, si riesce anche a garantire, diciamo, la buon esito delle procedure, sia anestesiologiche che chirurgiche, poi va tutto bene. Però è un problema di classi di rischio che l'anestesista deve valutare. Il rischio di morte durante l'intervento ci può essere, però quello va controbilanciato con quella che è la necessità o meno di fare l'intervento. Lui non può impormi di fermarmi, nel senso che non devo operare. Ne parla con il chirurgo, non c'è, diciamo, non ci dovrebbe essere una dialettica avversa, ma deve essere una dialettica costruttiva, dove l'anestesista mi pone quelle che sono le sue problematiche di rischio. E io invece devo parlarne con lui di quella che è la necessità o meno di fare quell'intervento e di farlo in quel momento piuttosto che in un altro momento. Ecco, si valutano sempre insieme, secondo me bisogna, sono due figure che devono veramente lavorare sotto braccio e insieme per il migliore esito della situazione. Non è che c'è il chirurgo vuole operare a tutti i costi, l'anestesista lo deve fermare, no? Insomma, voglio sperare che non accada. Allora, senti, intanto abbiamo un messaggio, andiamo a leggerlo insieme. Buongiorno, a seguito di biopsie ileali con reperto suggestivo ma non conclusivo per sospetto Crohn, mi hanno prescritto una enterorisonanza anche se all'esame della calprotectina fecale è risultato pari a 10. Deve effettuare la risonanza ugualmente? Grazie Andrea Milano.
Ma guarda, Andrea, io la farei questa risonanza magnetica dell'intestino, innanzitutto perché è un esame assolutamente innocuo, ci dà qualche informazione in più, non è detto che ovviamente riuscirà a essere risolutiva, io le auguro ovviamente che non ha, di non avere il crono, oppure di avere una forma talmente leggera appunto di non essere risolutiva, però la risonanza magnetica è un esame che al di là dell'aspetto noia, di stare un po' di tempo sotto una macchina, nel cosiddetto sarcofago, insomma, semichiuse, quindi avere un fastidio, è un esame che non dà nessun danno, alla persona che lo esegue e ci può dare molte, molte più informazioni di quante ne abbiamo in questo momento. Sì, quindi Andrea, nessun problema a fare la enterorisonanza. Ecco, dottore, ha parlato del sarcofago, di questi macchinari. Ecco, può dare qualche consiglio per, insomma, affrontare magari una visita in maniera più serena possibile, visto che, insomma, tra persone che soffrono di claustrofobia, tra persone che magari sono intimorite dal fatto di rimanere al chiuso per un po' di tempo con questa macchina che, insomma, suona, dà questo fastidio uditivo anche, insomma, come si deve affrontare? Ma allora, guardi, io rispondo come mi rispose una volta un mio amico e collega, uomo di montagna che adorava andare a funghi e che soffriva di claustrofobia. Ecco, lui dovette fare una risonanza magnetica, peraltro in condizioni molto critiche, perché aveva delle ernie cervicali che erano fuoriuscite, quindi aveva come dire, una semiparalisi e tanto dolore a tutto il corpo. Dovette fare questa risonanza magnetica cervicale in condizioni di claustrofobia, ripeto, ecco, e lui come ce la raccontò, come l'ha vissuta questa situazione? Disse: io sono entrato in questo sarcofago, ho chiuso gli occhi, ho preso il mio cappellaccio, il mio cestino e il mio bastone per funghi e sono andato a funghi. Come dire, ha cercato di ovviare e di risolvere quel tema di ansia e di claustrofobia immaginando di essere su un percorso a lui estremamente gradito, familiare e amichevole, quello di essere in un bosco a raccogliere funghi. Che consiglio posso dare a tutti gli amici? Fate la stessa cosa, nel senso, al limite potete prendere gli ansiolitici prima, però quando poi siamo lì, respiriamo tranquillamente, concentriamoci sul respiro, chiudiamo gli occhi e pensiamo che stiamo facendo una cosa che ci piace tanto, immaginiamoci in un posto che ci piace tanto a fare una cosa che adoriamo fare. Questo secondo me può essere un ottimo segreto per risolvere quella cosa quantomeno noiosa di stare un quarto d'ora in un sarcofago a fare una risonanza magnetica. Allora, intanto abbiamo una telefonata, dottor Monaco, la prendiamo insieme. Pronto? Sì, buongiorno, come si chiama? Chiamo da San Benigno di Cuneo, sono Mafalda, Mafalda. una vecchietta Allora. che soffro tanto di cervicale. Volevo sapere se c'è qualche rimedio. Allora, dottor Monaco, qualche rimedio per la cervicale, mi pare di aver capito, vero Mafalda? Cervicale, sì. No, sento una cosa, non mi ha mai fatto male, però gli strattoni di dolore no. Però mi toglie l'equilibrio in un modo che mi fa barcollare, devo proprio tenermi a tutti i branchi perché i rami si sciancano, come si dice in piemontese. Allora. Sì, allora mia cara, esistono, innanzitutto dobbiamo essere certi che questo suo barcollare, questo suo perdere di equilibrio sia legato alla cervicale o No, un ma problema proprio il dell'orecchio. collare per cosa? Perché se non mi fa male. Non le fa male. Quindi ha solo disturbi di equilibrio? Ecco, sì, tanto tanto l'equilibrio, che mi sembra che mi disturba perfino negli occhi. Certo, sì. Allora io le consiglierei, mia cara, di fare una visita, di parlare col suo medico, di fare una visita dall'otorino, che è lo specialista dell'orecchio, che può anche aiutarla fortemente per questo problema di equilibrio, perché la sede principale, l'organo che governa il nostro equilibrio e anche quindi il nostro disequilibrio è nell'orecchio. Nell'orecchio poi il fatto che lei possa avere dei disturbi anche correlati alla visione è corretto perché l'apparato vestibolare, così si chiama lo strumento e le innervazioni che regolano il nostro equilibrio, hanno delle correlazioni molto strette pure con la vista, con l'occhio. Quindi i due strumenti, ottico e orecchio, o visivo e acustico, sono correlati proprio per mantenere un equilibrio.
Io ne parlerei con, mi farei vedere da un otorino che può forse meglio aiutarla, indirizzarla a capire qual è il problema e quindi a trovare un'eventuale soluzione. Quindi un otorino oppure insomma, l'iter normale medico di base, certo, attraverso il suo medico, che certo, poi le suggerirà medico, certo, una visita dall'otorino. Questo è il più o meno. Beh, sì, sì, ma il concetto è quello. Infatti l'avevo detto in premessa, sì, poi sì, no, infatti, l'ho poi perso, ecco, parlarne con il suo medico, ma di indirizzarla verso l'otorino, probabilmente, che può guidarla in questo percorso, ecco, perché la sede dell'equilibrio è nell'orecchio. Allora, abbiamo un'altra telefonata, dottor Monaco, dunque andiamo a prenderla, sentiamo chi è con noi. Pronto? 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 Eccoci qua, buongiorno, come si chiama? Mi chiamo Maria. Da dove telefono, Maria? Da dove chiama? Maria. Sì, da dove chiama Maria? Sì, volevo, anche se magari il dottore non è di sua competenza. Maria, azzeri il siamo da Torino. Da Torino. Abbassi il 82 anni. 82 anni. Abbassi il volume del televisore, parli solo dal telefono perché... l'ho abbassato tutto, aspetta. Proviamo. Allora, 82 allora, anni, faccia la domanda. Allora, volevo chiedere al dottor di Monaco, so che non è di sua competenza, però glielo chiedo lo stesso. Io sono 2 anni che ho un forte bruciore addominale e alle cosce. Ho la schiena un po' a pezzi, ho fatto l'elettromiografia alle gambe, ho fatto l'attacco all'addome, ho fatto l'attacco alla testa, alla colonna vertebrale, insomma le ho fatte analisi del sangue, di tutto. Alla fine sono andata da un neurologo, mi ha dato delle gocce da prendere, però non passa, dice che è una cosa nervosa. Secondo lei cosa devo fare, che non ne posso più? È mancato mio marito 2 anni fa, eh? Da allora è arrivato il problema. Allora, secondo lei cosa può essere? Premesso che non escludo che abbia ragione il suo neurologo, che ci possa essere una componente psicosomatica di tutta questa suoi fastidi, non escluderei un'ultima ipotesi, quella di farsi vedere da un dermatologo per cercare di capire se il problema nasce proprio cutaneo o no, perché ci potrebbe essere anche una componente. Considerando che non si trova una lesione organica vera e propria, è chiaro che il tema è più funzionale e quindi più psicosomatico. Forse il neurologo è in grado di darle, fornirle quel supporto anche farmacologico che può aiutarla. Temo però che sia complicato, sa, su tutte le cose che hanno un fondamento psicologico, la cura è sempre un qualcosa di più complesso da avere dei risultati positivi rispetto a quelle che sono le malattie organiche, cioè se la malattia d'organo gli do il farmaco e lo metto in quadro. Allora, ringraziamo la nostra telespettatrice. Dottore, se non vado errato, non è un caso isolato quello della signora, nel senso che è abbastanza comune o comunque frequente che alla perdita di una persona cara si somatizzi al punto da iniziare a avere dei problemi di salute. Certo, ma purtroppo, mio caro Danilo, dobbiamo immaginare proprio questo, che peraltro si parla di persone che hanno già tutto sommato una loro fragilità intrinseca determinata dall'età, dal vedere che comunque delle energie sono venute a mancare, e ti viene a mancare quello che è stato il compagno o la compagna di una vita. Quindi questo ti lascia in uno stato di sconforto e di sconcerto che certamente influenza negativamente sulla mente e la mente negativamente sull'organismo, facendo comparire dei disturbi che non hanno un apparente fondamento organico, ma che esistono e che purtroppo rendono ancora più fragile la vita di queste persone. Ahimè, è un fatto che esiste e che dobbiamo accettare. Certamente a 30 anni si affronta tutto meglio e a 80 tutto meno. La perdita di una persona che ti ha accompagnato per tutta la vita può essere un elemento scatenante molto forte. Abbiamo una telefonata, dottor Monaco, sentiamo chi c'è in linea. Pronto? Pronto? Io mi autosento, quindi qualcuno c'è. Pronto? Niente, hanno tirato giù. Allora io ricordo sempre ai nostri telespettatori, il telefono, usate solo il telefono, perché sennò ovviamente ci sono dei tempi tecnici che non vi sto a spiegare. Comunque dal momento in cui parlo io qui a quello che sentite voi in televisione,
sicuramente c'è un lasso di tempo che insomma non fa venir bene la telefonata, lascia la comunicazione davvero in grossa difficoltà. Allora, dicevamo prima, a onor del vero, dottor Monaco, ogni tanto vado alle conferenze stampa dove mi invitano anche dei centri medici, centri ospedalieri, che ci presentano queste nuove macchine antipanico, diciamo, parlavamo del sarcofago, di queste macchine chiuse, ultimamente insomma le nuove generazioni sono solo un arco che in teoria dovrebbe dar spazio alle persone, proprio così? Sì, 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 esistono delle macchine cosiddette semiaperte o aperte che in qualche maniera non ci fanno sentire completamente al chiuso e questo è di grandissimo ausilio per una metodica che peraltro a differenza dell'attacco che dà comunque delle raggi X, quindi radiazioni ancora piuttosto importanti, e nella fattispecie nel nostro caso non ne dà affatto nella risonanza magnetica, quindi ci permette uno studio molto accurato della morfologia degli organi senza prendere nessun danno biologico, cosa invece che i raggi X appunto in qualche maniera possono fare. È chiaro che rimane ancora questo limite, si sta cercando in tutti i modi di superare, e queste macchine di moderna concezione sono in qualche maniera la risposta a questa necessità e a queste paure dell'uomo, ecco, la paura di restare chiuso, la paura di stare nel sarcofago, è una cosa molto molto più frequente di quello che si immagina. Allora, abbiamo un messaggio, dottor Monaco, andiamo a leggerlo. Là. Allora, buongiorno dottor Monaco, io da bambina sono stata operata di comunicazione interatriale per un difetto dalla nascita, con buon esito. Da qualche anno soffro di numerose extrasistole, un paio di volte sfociate in FA in seguito al secondo episodio, dopo aver fatto polmonite bilaterale con ricovero per Covid. Assumo flecainide e bisoprololo, prima assumevo solo nadololo. Una grossa ernia iatale può essere causa di questi episodi? Potrebbe risolvere il problema aritmie? Premetto che sono parecchio in sovrappeso, che sto cercando di correggere. Grazie dottore, cordiali saluti. Elisa. Allora, carissima Elisa, il fatto che lei abbia avuto da piccola un difetto interatriale che sia stato chiuso non c'entra assolutamente nulla, a mio parere, con quello che poi è accaduto adesso. Certamente il Covid può essere, lo si è visto, purtroppo sul ritmo cardiaco lavora moltissimo e crea molte extrasistole anche fino alla fibrillazione atriale che lei ha vissuto e ha visto. Credo che però la fibrillazione atriale, non solo, ma le extrasistolie sia una cosa che ci accompagna nella vita e che si manifestano quanto più adulti diventiamo, diciamo così, ecco, per non dare un numero preciso di età. Più avanzano gli anni, più è probabile che compaiano delle extrasistole fino a diventare delle vere e proprie aritmie. Lei sta facendo quelle che sono le cure corrette, cioè sta prendendo comunque del beta bloccante. Pensare che possa essere completamente corretto, ai ai ai, è difficile, cioè io credo che dovrà prendergli per sempre il beta bloccante. Per quanto riguarda la presenza di un ernia iatale, questa può favorire anche in qualche maniera l'insorgenza di qualche extrasistole, ecco, se, come dire, se ne doveva avere una al minuto, potrebbe averne due al minuto per la presenza di una ernia iatale, che però non è la causa principale dell'extrasistole, ecco, insomma. Però credo che oggi abbiamo i prodotti che ci permettono di tenere ampiamente sotto controllo in buon ritmo il cuore senza dover metterci in pensiero. Una cosa, mi raccomando, non deve cercare di correggere, ma deve correggere il sovrappeso. Lei pensi che ogni 5 kg in più che ci portiamo addosso è come se la mattina ci svegliassimo, mettessimo un sacchetto di sabbia di 5 kg sulle spalle, lo portiamo in giro. Mi domando perché dover lavorare inutilmente, ecco, cercare di far lavorare il nostro organismo e principalmente il nostro cuore per quello che deve lavorare, non di più, non facciamolo affaticare di più. Va bene, allora abbiamo una telefonata, dottore, sentiamo chi è con noi. Pronto? Pronto, senta, mi è caduta la linea prima, sono la signora di Torino, Maria. Sì. Per la bruciola addominale alle cosce, non ho capito il finale, mi dica, dottore, cosa può essere, il sistema nervoso? Sicuramente una componente psicosomatica, quindi il suo medico curante, il suo neurologo possono aiutarla, ahimè purtroppo non in modo completo, perché io lo capisco, lei è in una situazione di fragilità, ha perso il suo compagno di una vita e questo qui può aver scatenato
questi disturbi che sono reali ma che non sono organici. Ecco, non si trova una vera causa di un difetto di organo, però lei ce li ha perché la sua testa, diciamo, in questo momento è in difficoltà e quindi sta vivendo male questa situazione. Ahimè, ci sono dei farmaci che il suo neurologo certamente le potrà aiutare a dare e cercare di alleviare il più possibile. Poi dovrà trovare anche lei degli strumenti per fortificarsi e uscire anche da questa condizione di tristezza che è determinata dalla mancanza, dalla morte del suo compagno e del suo marito. Allora, le faccio i migliori auguri, Maria. Allora, noi proseguiamo, dottore. Allora, il messaggio di prima, insomma, era sul il Covid, ormai ne abbiamo trattato a lungo, abbiamo sviscerato in tutto. Ecco, forse, dottore, non abbiamo parlato troppo, o non si parla troppo sovente, degli effetti che il Covid fa, perché al di là del malessere di quella settimana, 10 giorni, 15 giorni, c'è gente che va avanti anche di più, però insomma, diciamo nella media, ecco, poi ci sono tutta una serie di cose, effetti collaterali, tipo, cos'è il più danneggiato? Il cuore, i polmoni non vanno, l'olfatto, qual è la problematica superiore, principale? Beh, diciamo che esiste una sindrome che è stata identificata, bisogna dire per una volta tanto grazie ai social, che è il Long Covid Syndrome, si chiama. Che cos'è la Long Covid Syndrome? È una patologia che si instaura dopo il Covid e che comporta un corteo di sintomi molto particolari, ma molto generici per certi versi. Una profonda stanchezza fisica e mentale, una difficoltà a concentrarsi, una difficoltà respiratoria che non trova in realtà giustificazione, e poi se andiamo a fare tutti i test respiratori. Mentre su fatti organici più concreti possono insorgere delle aritmie, come delle extrasistoli, fino a delle aritmie vere e proprie che perdurano nel tempo e che trovano difficoltà a stabilizzarsi. Ecco, si stanno studiando questi quadri, per esempio anche sull'olfatto, che viene a mancare, o addirittura si sente il gusto metallico in bocca, un gusto alterato per molto tempo, oltre quelli che sono gli odori. In alcune persone c'è stato un pronto recupero di questa situazione, altre persone invece ancora oggi, a distanza di oltre quasi 2 anni o addirittura di oltre 2 anni, non hanno ancora recuperato l'olfatto o gran parte di queste situazioni. È tutto in corso di studio. Si è visto in modo particolare che esiste una correlazione tra la presenza di alcune cellule che sono determinate dalla presenza del coronavirus e che sono particolarmente, lascio molto perplessi gli studiosi, e grande curiosità. E cioè, in presenza di Covid sembra che laddove le cellule siano infettate del Covid abbiano la tendenza a fondersi fra di loro, le cellule infette, a formare una sorta di cellule giganti, una sorta di mostro di cellulare. E questa presenza, queste cellule, sembrano abbastanza costanti nei soggetti che hanno poi un long Covid. Non si capisce esattamente come queste cellule mostruose possano determinare la stanchezza, le aritmie e tutto quanto. Al momento ne è documentata la presenza, che si sta studiando, si sta cercando di capire che cosa è successo. Ecco, quindi un ulteriore elemento per essere attenti rispetto a questa malattia è che non c'è soltanto il rischio di morte, ahimè, in malo modo, in una rianimazione da soli, ma c'è anche il rischio di guarirne, ma non completamente, con delle sequele che ad oggi non si sono ancora capite. Posso dire, da un punto di vista invalidante, non vengono nemmeno ancora riconosciute. Va bene. Quindi una persona che ha un long Covid, una stanchezza, una cosa eccetera, in qualche maniera non c'è una classificazione che li protegga, li tuteli, gli permette di fare una serie di esami, cioè insomma, come dire, si pagheranno tutti i ticket, specialmente per le altre patologie. Faccio un esempio: l'ipercolesterolemia. Se io prendo il farmaco, adesso costo a prendere il farmaco, c'è un'esenzione per il colesterolo, facciamo specifica. E in questi casi non esiste nemmeno l'esenzione dal ticket, quindi loro devono fare una serie di esami, accertamenti, star male, e la collettività non glielo riconosce, né in termini di tutela rispetto ai costi della sanità, nemmeno in termini di tutela rispetto al lavoro. Allora, dottor Monaco, torniamo al nostro capitolo iniziale, o forse c'è un messaggio? No. Allora, torniamo
Alla parte iniziale abbiamo parlato della preparazione dell'intervento e abbiamo parlato del fatto che chirurgo e anestesista devono andare a braccetto per la buona riuscita di un'operazione. Allora, mi chiedevo invece sull'anestesia, quanti tipi di anestesia ci sono? Beh, esistono tanti tipi di anestesie. Parliamo innanzitutto delle sedazioni profonde, che non sono delle vere e proprie anestesie, che si usano moltissimo. Non sono delle anestesie, appunto, molto spesso non vengono fatte nemmeno dall'anestesista, anche se secondo me è prudente fargliele fare a loro. Che vengono date delle benzodiazepine, per esempio in chirurgia odontostomatologica, quindi odontoiatrica, e in altre chirurgie, oppure per esempio in gastroenterologia per le colonoscopie o altre procedure di questo tipo. Di fatto si dà questa benzodiazepina che ha un'efficacia di 10 minuti, un quarto d'ora, e che in realtà permette alla persona di rispondere a tutte le domande, come dire, se il medico ti chiede di aprire la bocca o di fare delle cose, uno lo fa, ma poi non ne ha nessun ricordo di questi minuti, quindi chiude gli occhi, si addormenta e quando si sveglia non è successo niente, la colonoscopia è già stata fatta. Non è considerata una narcosi, non un'anestesia. Poi le anestesie quali sono? Le anestesie esistono quelle locali, quindi se devo togliere una cisti su una mano faccio un'infiltrazione di un farmaco anestetico locale che addormenta quel posto come per l'estrazione dentaria e così via. Oppure esistono delle anestesie che si chiamano tronculari, quindi si va alla radice del nervo, di un arto o di un distretto organico, di un dito, eccetera, si va a iniettare l'anestetico che dà un blocco anestesiologico su tutto il distretto anatomico innervato da quella zona, da quel nervo. Poi esiste l'anestesia spinale, che può essere una spinale vera e propria, una peridurale, cioè un'anestesia che viene fatta o nel liquor, vero e proprio nel liquido che sta intorno al midollo spinale, che quindi va ad addormentare le radici nervose di un certo distretto anatomico, oppure peridurale, quindi un po' più superficiale rispetto a questo liquido e fa lo stesso lavoro sulle radici nervose. Può essere mono o bilaterale questo tipo di trattamento. Ultimo tipo di anestesia, che è quella che poi conosciamo di più, è l'anestesia vera e propria, l'anestesia generale, che viene fatta o in maschera o addirittura mediante intubazione orotracheale, ed è in genere quella più diffusa e più frequente per la chirurgia maggiore. Ecco, con questo tipo di anestesia si riesce a fare non solo addormentare e togliere il dolore, ma si può dare anche un altissimo grado di rilassamento muscolare, grazie a farmaci, tra virgolette, a dei veleni come il curare, che in questo caso in soggetti intubati vengono assistiti da un punto di vista di ventilatore dalle macchine e hanno un'efficacia, questi veleni, una forza che dura grossomodo 20-25 minuti, e in questa paralisi però il chirurgo riesce ad avere facile accesso alla cavità addominale, altrimenti vi sarebbe una contrazione che impedirebbe di entrare anche facendo il taglio. Questo è un paradosso, ma è il curare quello che ci permette di lavorare. Quindi diciamo che per i grossi interventi, direi l'inalazione con la maschera o con insomma, Beh, l'anestesia si con la parte con la maschera, poi si fa l'intubazione intubazione. orotracheale vera e propria. Ecco, la maschera già è una procedura che richiede, per procedure che devono essere meno lunghe. Senta, ancora una curiosità, spinale e peridurale, quindi non sono sinonimi? No, apparentemente è la stessa cosa, ma non è per niente la stessa cosa. Nel senso che l'ago viene iniettato fra due vertebre, viene introdotto fra due vertebre, però bisogna vedere dove arriva. Se supera le membrane meningee che rivestono il midollo spinale e vanno a contatto con il liquor, allora si tratta di anestesia spinale. Ma se si fermano un attimo prima di queste membrane e non superano le membrane, il farmaco viene iniettato, va diciamo più superficialmente rispetto alle radici nervose dell'arto, poniamo l'arto inferiore per fare l'ernia, e quindi non va assolutamente nello spreco vertebrale dove ci sta invece il midollo spinale. Ecco, la nostra regia prontamente ci fa vedere. Se notate l'ago dove sta scritto codequina, Sì. Qui l'ago va superficialmente. Va più superficialmente, non interviene vero e proprio dove c'è il liquor, deve fermarsi prima. Se si ferma prima è una peridurale, se si ferma dopo, dove c'è il liquor, quindi il liquido che riveste vero e proprio, Sì. nel quale è immerso il nostro
mi do lo spinale, e quando si parla di spinale, se va in profondità, se resta più superficiale rispetto alla membrana di rivestimento, allora si parla di peridurale. Allora, abbiamo anche risolto questo piccolo dubbio che mi era sorto e siamo al termine del nostro appuntamento. Allora, ringrazio per essere stato in collegamento video con noi il dottor Alfredo Monaco. Grazie, dottore. A buona presto. Buona giornata a tutti voi. E io, buona giornata a tutti. Buona voi. Giornata, dottor Monaco. Io do la linea alla regia ricordandovi la quotidianità degli appuntamenti, dunque ci vediamo anche domani, sempre alla stessa ora.